Ma è una cosa incredibile, ma non si è mai visto una roba del genere, ma va bene, quindi, ben arrivati, siamo qua per un unboxing, però scusate, abbiate pazienza, lasciate che vi racconti cosa è successo poco fa. Stavo passeggiando in centro, ero andato a fare acquisti, spoiler, avevo preso la cover per l'iPad Pro, appunto, e ho incrociato una signora che mi ha fermato e mi ha chiesto un'indicazione, che è una cosa che di solito si chiede a chi è del posto, no? Chi si pensa essere del posto, e che io di solito cerco sempre di aiutare, ci sono quelli che dicono non sono del posto e vanno via, no? Io di solito cerco di farmi venire in mente dov'è la via, poi magari uso Google Maps, ma non è questo il problema. È venuta e mi ha chiesto: scusi, il Vittoriano? Vittoria è a Roma. Infatti le ho detto: il Vittoriano è a Roma, che io sappia. E lei mi ha detto: ah, sì, è andata via. Cosa voleva chiedermi? Io stavo per fermare, signora, ma cosa voleva chiedermi al posto del Vittoriano? È importante questa cosa, perché non c'è nulla qua che abbia a che fare minimamente col Vittoriano. Cosa voleva chiedermi? È un dubbio amletico. Ecco, questi sono i problemi del mondo, veramente. Comunque, a parte questo, oggi siamo qua perché ho cambiato definitivamente il mio storico iPad 2017. Chi si chiedesse, l'avevo già detto in vecchi video, no? Questo iPad qua me l'avete visto da tantissimi mesi, anni, beh, sono su YouTube, cos'è, 3 anni o qualcosa, ma ce l'ho sempre avuto questo qua, perché in effetti l'ho preso nel 2017. Questo è un iPad quinta generazione e fino ad adesso andava tutto bene. Devo dire, ma ancora adesso va abbastanza bene, però mi sono un po' stufato di alcune cose, che ha alcuni limiti. Essendo un iPad, diciamo, entry level, già quando l'ho comprato c'era qualche cosina che mi dà un po' fastidio. Innanzitutto lo schermo, che è un momento molto ASMR questo. Comunque è vetro, quello sì, però io sento che c'è qualcosa. Rispetto all'iPad Air 2, che è più vecchio, c'aveva un vetro più spesso, si sentiva più il vetro. Invece qua è vetro, ma mi sembra un po' più plastica, anche se non lo è. A parte quello, lo schermo, adesso poi vi dico le differenze, quindi non serve neanche che ve le stia qua ad elencare. È vero, parliamo di quello nuovo, che è qui. Eccolo. Se vi state chiedendo perché lo stia tenendo in maniera così leggiadra e leggera, è perché l'iPad qua dentro non c'è, perché ho già fatto l'unboxing, ma adesso lo vediamo subito. Ho fatto l'unboxing silenzioso, quindi molto ASMR, così sentiamo la carta che si sfalda, che si decompone. Vabbè, vediamo intanto il video unboxing. E allora il risultato è qui vicino a me, perché ci ho messo adesso già la cover che ho comprato bianca.
Eccolo qui. Sembra un blocco unico, sembra una porta verso il paradiso perché è completamente bianco e anche sovraesposto. Grazie alla ring light. Comunque avviciniamo così vedete, ecco, c'è tanto da vedere in effetti. Beh, c'è il logo dietro. Emozionantissimo. E la fotocamera devo dire che sta da Dio. Avevo fatto anche un sondaggio su Instagram perché i colori mi convincevano poco di queste cover. Perché per iPad Pro, come anche per i telefoni Pro, per l'iPhone Pro, non si sbizzarriscono tanto coi colori. Mi piacerebbe avere un iPad bello rosso fuoco. Non c'è. Ho una cover rossa, gialla. L'hanno fatta per l'iPad 10, però è anche quello un po' cheap, qualcosa del genere. Quindi questa è la cover. Adesso lo scoveriamo. Da qua sembra una cosa enorme, ma in effetti lo è veramente gigantesco. È anche abbastanza leggero, nonostante la grandezza. Non è troppo pesante. Vedete, si stacca in un secondo. Talà, già fatto. Questo è l'iPad. Vicino alla faccia, notiamole. Me le sono ormai imparate le misure perché volevo vedere se si adattava a un portacomputer che ho in camera, una custodia in boh, velluto, però è troppo grande, quindi ci balla un po' dentro. Quindi è tipo 29 per 22, 21. Sì, non è un quadrato, è un rettangolo, va bene. Quindi questo qui è sottilissimo, 6 mm. Ed è in effetti leggero, guardate, lo tengo con una mano, ma tranquillamente posso anche star qua a leggere, a decantarvi il Decamerone e non pesa. Che poi in realtà non è che pesa pochissimo, perché sulla carta c'è scritto, mi sembra, 600 e qualcosa grammi. Di solito, anche quando guardo le recensioni sui telefoni, se superano i 200 grammi ci sono i recensori che dicono, pesa da matti, 200 grammi, questo telefono è un macigno. Intanto vediamo, ecco. Fatto, vedete, già incollato, così. Questo è molto comodo in effetti, mi piacciono molto le cover Apple perché sono anche molto minimal, quindi non ti tolgono la bellezza del prodotto, perché ci sono alcuni che si comprano l'iPad tipo questo qua, ho visto degli unboxing su YouTube, si prendono questo qua, bello, fanno tutto vedere, e poi lo coprono con una cover spessa 46 cm di plastica dei puffi, nulla contro i puffi, chiaramente di saluto, però rovinano completamente l'iPad, diventa un blocco di marmo così, pesa, allora lì sì che pesa 26 kg e allora si lamentano. Beh, chiaramente, così invece mantiene la leggerezza. Dicevo, 600 grammi, ci sono quelli che dicono, appena c'è un telefono che ha 202 grammi, dicono, pesa troppo, pesa, questo è un telefono, l'hanno fatto un macigno, hanno fatto. Io vi dico, adesso, sto filmando con il mio iPhone che pesa, mi sembra, 230 grammi. Andate un po' in palestra, sollevate qualche peso, perché non è niente 200 grammi. Se sollevate qualche, cioè allenatevi un po', cioè avete un fisico da giocatore di dama. Grazie, arrivederci, scusate. Facciamo adesso un test velocità breve e un confronto col mio vecchio iPad, che ovviamente ve lo aspetterete, c'è una differenza abissale. Vediamo. Dunque, qua vedete un pezzo del piedistallo che regge la videocamera, mi spiace, ma è l'unico modo che sono riuscito a trovare per evitare che crolli tutto, anzi potrebbe anche succedere. Comunque, questo qua è l'iPad. Alla fine, questa qua è la cover che ho scelto io, bianca. Qua, vedete, si adatta benissimo. Questa qua è una cover, in realtà, dell'iPad Pro del 2020, quindi una generazione prima. Però calza perfettamente. C'è gente che dice, in realtà il 2021 è leggermente più spesso, quindi non calzano quelle della terza generazione. Ecco, non è vero. Calza alla perfezione, guardate. Quindi potete tranquillamente prendere una cover anche dell'iPad della generazione prima, finché non scendete oltre la terza, no, oltre la quarta, perché la terza generazione aveva una fotocamera singola qui. Quindi si vedrebbe molto la differenza, però forse va bene comunque, si vedrà il buco, però la fotocamera ci sta. Invece la generazione prima e seconda sono troppo diverse, quindi sono completamente un'altra cosa rispetto a questo. Vediamo. Ale, perfetto. Allora, si vede un po' la luce, quindi cerchiamo di evitare questi contrasti spiacevoli. Magari così posso anche spegnerla, eh? Sì, possiamo farcela. La cover l'avete vista, questa qua lo tolgo un attimo, giusto per capire quanto è facile toglierla e levarla, questa qua. Infatti, io l'ho comprata perché mi piace troppo, perché in un secondo la metti. Non amo le cover in generale, almeno quando vado sul divano lo posso staccare e tenere così in mano nella sua bellezza. Eccolo qui, questo è il retro.
ha la connessione anche cellular, quindi anche 5G. Non so se la userò mai, sinceramente, perché non c'ho neanche una seconda SIM da metterci, però era disponibile solo questo, quindi bene, ok, grazie. Penso anche di acquistare l'Apple Pencil di seconda generazione, Apple Pencil, però penso verso Natale, boh, adesso vediamo. Magari me la faccio regalare, potrebbe essere. Questo qua intanto, ecco, si è sbloccato con la faccia, benché mi fossi messo veramente di sbieco, però mi vede in qualunque modo. Io l'ho sbloccato anche in piena notte con riconoscimento facciale, ero distante 3 metri, storto, questo era capovolto, mi ha riconosciuto, quindi veramente nulla da dire. Sulla velocità è veramente incredibile, anche lo schermo mi sembra a 120 Hz anziché a 60, che il mio vecchio iPad che ce l'ho qui, dopo lo vediamo, era a 60 Hz, invece questo qua che è a 120 vedo una differenza incredibile. Adesso però dal telefono non si vedrà perché sto registrando a 60 frame per second, quindi i 120 non si notano, però voglio far capire la fluidità che è incredibile. Anche qui guardate, anche qua premo, questi sono giochi vecchissimi che ho su da un secolo. Mi ha finito di scaricare Poppy Playtime, vediamo un po', vediamo, eccolo qui che no, deve finire. Lo metto, dai, così lo facciamo un po' faticare, vabbè che scaricare un gioco fatica il mio wifi più che altro. Quindi, questo qua è quello che stiamo facendo qua su YouTube, ci sono i video, sto svolgendo questo gioco in maniera molto severa e autentica. Bene, a parte questo, voglio farvi vivere quello che ho vissuto io appena l'ho comparato al mio vecchio iPad, quindi facciamo un test di velocità a confronto. Questo qua è il precedente, qua c'avevo una, la Smart Cover si chiamava, sempre le solite marca Apple. E questa qui era anche lei magnetica color sabbia. Adesso la togliamo così. Ho messo anche lo stesso sfondo, benché questo sfondo qua non ci sia negli iPad che non sono Pro. Eccolo, ho appena scaricato. Ecco, così possiamo già vedere una differenza di schermo, ma più che altro luminosità. Adesso proviamo a metterla uguale. Facciamo così. Beh, è già uguale, devo dirvi. Guardate, è automatica. Ecco, questo qua non ha il display full laminated. Infatti, qui. Vabbè, a parte la differenza di colore veramente grossa, è perché questo qua ha il True Tone Display, quindi si adatta all'ambiente. Vedete che c'è un ambiente un po' sul giallino, infatti anche lo schermo tende un po' al giallino, giustamente. Qua invece non c'è il True Tone. Al massimo posso fare questo qui, che è Night Shift, che magari me lo rende simile. E però vedete che così cambia veramente tanto, quindi eviterei di fare queste cose. Però vedete, se io questo qua lo giro ed è una cosa di cui mi ero già lamentato in un vecchio video, non so se vi ricordate, forse era cosa c'è nel mio iPad o qualcosa del genere, oppure perché ero tornato iPad 2, ero tornato all'iPad Air 2 dopo aver usato questo qua, perché ce l'avevo in casa l'Air 2, solo perché non mi piaceva lo schermo che è staccato, vedete? Finché lo vedi così, ok, ci può stare, però se io lo ruoto, guardate, lo stacco tra il touch, cioè il vetro esterno e il display. Che è tanto, è tanto, e poi non è neanche in asse. Se lo vedete così, guardate, qui ce n'è di più rispetto a qua. Lo so che sono cose che non fregano a nessuno. Io però ho una cura nei dettagli, cioè a me questa cosa qua fa impazzire. Questo full laminated, adesso qua ci sono i bordi neri, è vero. Però si nota che questo qui è più presente, cioè questo qui è più incassato. Questo qua, se io ve lo metto vicino, ecco, è proprio come un foglio di carta, come se fosse stampato. Mentre questo qua senti il fatto che è digitale. Qua invece se leggi qualcosa non te ne accorgi. Vediamo la velocità e velocità. Sono inquadrati bene perché adesso io mi siedo e quindi ciao addio. L'Apple Store che è sempre stato quello più energivo. Non so perché, ma l'Apple Store si apre con lentezza. Almeno qui no, ok. Qui no. Possiamo ben vedere che è già pronto all'uso. Invece vedete, di solito è lento. Beh, la differenza, ragazzi, c'è. Che confronto sto a fare? Anche questo, voglio dire, è bello, è veloce. Infatti, questo qua lo tengo. Penso che lo regalerò a mia mamma. Non lo so perché potrebbe usarlo perché funziona benissimo. Solo che la differenza, una volta che lo metti in confronto con questo, si nota chiaramente. L'Apple Store, va bene, via. Vedete anche la chiusura? Amazon, dai, proviamo. Adesso se c'è qualche dato mio personale, meraviglioso, devo togliere, devo obliterare, come dire, scansionare qualcosa. Bene. Qui, bene, allora, una leggera latenza. Beh, che dico leggera? Cosa sto dicendo? Apriamo l'iTunes Store, poi passiamo ai giochi, passiamo ai giochi e apriamo, indovinate cosa? Poppy Playtime. Qua si è aperto, io iTunes Store non lo uso mai, quindi praticamente anche di qua è nuovo di pacca, benché questo qua l'avessi aggiornato da una valanga di tempo. Va bene, solite cose.
Ecco, giusto, Poppy, visto che si sta scaricando il 2 qua, abbiate pazienza, apro l'1, che si vedrà sto... Beh, bene, bene, è orientato nel verso... Beh, qua è già pronto, ragazzi, che vi devo dire? Qui è già pronto. Adesso c'è un casino bestiale, è meglio che abbassiamo il volume. Qui, vedete, qui, ok, ce l'abbiamo fatta. Cos'altro possiamo fare, ragazzi? Una foto, dai, che anche la fotocamera... Ok, non si fotografa mai con l'iPad, questo è vero, però la fotocamera è cambiata moltissimo. Anche questa qua frontale, anche il selfie è cambiato, però visto che adesso sono un po' in tenuta da casa e non amo farmi i selfie, in generale, bene, posso fare una foto o qualcosa. Allora farò questo fumetto che ho davanti, una tavola mia che ho disegnata l'anno scorso, c'è anche il video su YouTube, la tavola di Dragon Ball. Faccio la foto a quella, così vediamo un po'. Intanto però facciamo un altro gioco, dai. È imbarazzante perché ho pochissimi giochi, ho giochi vecchi, perché li avevo quando avevo l'iPad da ragazzino, c'avevo Angry Birds, che qua sono fin pochi, ne avevo anche di più, dove sono gli altri? Chiedo istruzioni, grazie. Poi, possiamo aprire Angry Birds? Veramente un test molto retro, sto per aprirvi Angry Birds. Rio, che mi pareva fosse un pochino più pesante, sì, sai che roba, sarà 2 megabyte. Cosa è successo qua? Ah, ok, c'è stato un attimo, vedete, di stranezza. Va bene, poi del resto, play. Qui, vabbè, una volta che si apre non cambia niente. 3. Va bene. Una volta che si apre, riesco a giocarci così? Sarebbe meraviglioso. Li lancio insieme, guardate. Stesso lancio, stesso calcolo. Ah, ah, ah. Qui c'è una reazione statica diversa. Chiedo un provvedimento. Benissimo. Volevo anche adesso, ultima cosa, sperimentare la musica, perché questo qui ha, è vero, le foto, giusto? Cerco di farlo uguale, quindi così. Considerate anche che la luce è molto poca, perché qua adesso il telefono magari aumenta un po' la luminosità, però siamo quasi al buio, Qui si vede più dettaglio, perché proviamo a zoomare in maniera uguale su questo snap, così vediamo anche i miei errori. Fantastico. Ecco qui. Allora, zoomando la differenza la vedo chiaramente. Adesso forse voi no, però vedo qua un nero molto più profondo. Tra l'altro, devo dirvi una cosa, questo display qua non è OLED, però io di notte, al buio completo, l'ho acceso. Sapete che quando accendete l'iPad c'è la mela bianca su sfondo nero? Ecco, era nero assoluto. Io non so com'è possibile. Questo non è OLED, quindi mi aspettavo un grigio, grigio scuro, dove c'è un buio assoluto. Invece era completamente nero. E la mela era sparata bianca, non so come sia possibile, veramente non posso darvi la prova perché adesso qua come faccio? Dovrei spegnerlo, vabbè. Comunque è una roba incredibile. Qui, allora, se io zoomo ancora proprio al massimo, i tratti anche di pennarello addirittura qua si vedono meglio, qua un po' sgranata. Bene. Ho dimenticato una cosa in questa recensione perché poi io mi perdo per vie sconosciute, cioè il test dell'audio. Adesso è un problema perché sull'iPad vecchio ho tutta la mia raccolta musicale. Su questo nuovo devo metterla, però ho qualcosa già di scaricato, quindi possiamo usare, cercavo di usare lo stesso pezzo più che altro, lo stesso brano. Visto che non voglio avere problemi di copyright, sentite cosa faccio, ascoltiamo un mio pezzo, così sono tranquillo, a meno che non mi do il copyright a me stesso. Questo è l'iPad vecchio, intanto sentiamo questo. Bene, sentiamo nell'iPad nuovo. Bene, non so che differenza ci sia dal tele. Comunque vi dico, dal vivo la differenza è grossa perché ci sono quattro altoparlanti anziché due, che in quel caso sono due sotto, qua invece sono due di qua e due di qua, quindi quando lo vedi così in landscape la differenza è incredibile, e anche stereo ovviamente. Morale della favola ce l'ho da un giorno, però posso dirvi, sono contento dell'acquisto, ve lo consiglio sicuramente, però è ovviamente estremamente potente, anche più delle mie esigenze, quindi ha una potenza che non userò probabilmente, quindi io l'ho preso perché sono appassionato, però se voi non siete appassionati ve la cavate benissimo anche con un iPad Air. Non vi consiglio l'iPad 10 o quelli di, cioè il modello base perché c'è il display che non è full laminated e secondo me è una differenza grossa. Se non vi interessa come differenza va benissimo, qualunque iPad va bene allora.
Il mini è un discorso a parte, il mini, perché è carino, perché è molto piccolo, tascabile, però è quasi grande uguale al mio telefono. Quindi lo so, è un telefono molto grande, quindi non avrebbe senso prendersi il mini. Quindi di solito mi piacciono i modelli grandi. Prima di salutarci, vi metto qua un altro video, mi sposto che sennò ci sono addosso, che potrebbe piacervi. Lo lascio scegliere da YouTube, però se l'ha scelto lui, fidatevi che è il top. Va bene. Grazie, al prossimo video. Ormai l'avrete già cliccato oppure siete già usciti fuori dal video. Quindi niente, ciao.